Allora, direi che stiamo iniziando ad andare in onda. Se mi arriva conferma da... Ok. Va bene, ok, direi che ci siamo. Allora, parto un attimo provando a introdurre la serata di oggi, il pre-serata di oggi. Innanzitutto, ringraziando gli ospiti, i nostri relatori, i compagni che si sono aggiunti a questa prima iniziativa che abbiamo deciso di mettere insieme come Potere al Popolo dell'Emilia Romagna. Nella nuova sembrava il caso iniziare un po' a mettere in fila le questioni, iniziare a riprendere un po' in mano un'attività politica dopo questi 2 mesi di quarantena, di lockdown, di distanziamento sociale stringente, in cui ci siamo mossi con varie attività di solidarietà, eccetera, ma in cui ovviamente la nostra attività politica è stata compromessa. Allora, innanzitutto avevamo convocato la serata di oggi, l'incontro di oggi, in un giorno particolare. Oltre a essere appunto in corso il Consiglio europeo, e sappiamo bene che le dinamiche internazionali in questi giorni stanno tantissimo venendo stravolte e riguardano anche le possibilità di ciò che accadrà a cascata sul livello nazionale e sul nostro territorio regionale, è anche stato il giorno di chiusura della settimana del cosiddetto filotto che la Giunta regionale dell'Emilia-Romagna ha aperto con i cittadini per rispondere alle domande. Oggi era il giorno di chiusura destinato al presidente Stefano Bonaccini. È a lui che abbiamo posto alcune domande, avevamo posto alcune questioni, ma possiamo dire serenamente che purtroppo è andata come temevamo, ovvero non c'è stata risposta alcuna alle tematiche che secondo noi erano più stringenti e più urgenti, che potete trovare anche online su Facebook, dove abbiamo pubblicato la lettera che gli abbiamo inviato come alla casella istituzionale, ma è stato un discorso che ci sentiamo dire ci dispiace. Sostanzialmente destinato a dell'aria fritta, non è stato toccato nessun tema sociale, si è cercato con figure retoriche di risultare compassionevoli rispetto insomma, ai sentimenti del proprio elettorato, e un aspetto politico rilevante mi sembra sia stato sottolineato in chiusura, ovvero il presidente ci ha candidamente fatto notare che in qualche modo dovremo tutti quanti saperci attrezzare per la situazione complicata che ci aspetta di fronte. Tutti quanti dovremo saper stringere sostanzialmente la cinghia e purtroppo, come questi primi 2 mesi di crisi fortissima ci hanno già fatto vedere, temiamo di sapere che anche a questo giro qualcuno stia probabilmente immaginandosi che questa cinghia dovrà essere stretta. Dai soliti, dalle fasce popolari, dai lavoratori, dai redditi più bassi, gli stessi che, come ci ha detto l'INPS in questi giorni, a livello nazionale stanno maggiormente pagando le conseguenze di questa crisi e della crisi economica e sociale che purtroppo prevediamo noi, ma in base alle statistiche ufficiali, non perché siamo dei veggenti, scoppierà nei prossimi mesi. Il mondo è stato e certamente nulla probabilmente potrà restare uguale a ciò che abbiamo lasciato alle nostre spalle. Ci troveremo in una situazione sicuramente inedita, ma sta a noi far sì che questa situazione inedita si formi in un'occasione per un punto di svolta. Perché, come è stato giustamente detto, richiamando lo slogan delle mobilitazioni cilene, la normalità era il problema e dobbiamo far sì
che quella normalità non torni più e che le conseguenze che hanno, che ha espresso, che sono state innescate dal coronavirus, le disuguaglianze sociali, l'accanimento di un padronato criminale, eccetera, non siano lo standard su cui dovremo andare a vivere la fase 2 o la fase 3 o come le vogliamo chiamare. E innanzitutto appunto una fase 2 che poi si parla tanto di fase 2, ma non andarla a definire, visto e considerato che probabilmente non siamo già usciti dalla fase 1, in cui nessuno ufficialmente, anche se nessuno ufficialmente l'ha ammesso, ma come appunto gli stessi dati ISTAT ci dicono, con 2/3 della popolazione della nostra regione che già sta andando al lavoro in queste settimane, a causa di una Confindustria che mai ha davvero voluto chiudere. E come lo stesso prefetto di Bologna ha detto, che delle migliaia di richieste di deroghe che sono arrivate dalle aziende per poter restare aperte, soltanto pochissime centinaia hanno ottenuto un diniego, molte altre neppure sono state controllate, permettendo, così come è permesso da questa assurda, dal decreto assurdo, di operare senza alcun controllo. E, insomma, si apre una fase 2, allora, che se è già iniziata, sarà probabilmente, come qualcuno ha detto negli scorsi giorni, lunga e paludosa. Una fase 2 in cui si affastelleranno le decisioni nazionali, le decisioni regionali, le decisioni di decine e decine di task force, le cui competenze vanno a scontrarsi le une contro le altre. È una situazione, insomma, in cui non sarà possibile non tenere l'occhio vigile e proporre una presa di posizione, una presa organizzata, collettiva, da parte di coloro che, come dicevamo prima, sembrano essere chiamati a pagare i costi della crisi che verrà. E appunto in questa regione, nello specifico, abbiamo visto essere attiva e particolarmente pressante e potente la voce di una delle Confindustrie più agguerrite sul piano nazionale, il suo stesso presidente tra i firmatari della lettera delle 4 Confindustrie che nelle settimane scorse spingevano prima per una ripresa sregolata, per una chiusura mai avviata, e ora per una ripresa sregolata. È la regione in cui abbiamo patroni industriali come Carlo Domenicali, che si vantano dell'eccellenza dei marchi italiani, che però sostanzialmente ci minacciano che se non si riapre la svelta in maniera assolutamente ampia, ci troveremo senza reddito, con tante persone disoccupate. Una minaccia di cui poi il compagno di Cognare Rivolta ci parlerà più nel dettaglio. Così come Bonaccini, per quanto riguarda sempre il tema del lavoro, non ha avuto remore nei giorni scorsi, anche insomma in qualche maniera a mostrare il lato più sprezzante rispetto anche al mondo del lavoro povero, rispetto a questa categoria di lavoratori di serie B, che con i riferimenti ben noti, su cui ci siamo anche espressi copiosamente, relativamente al reddito di cittadinanza e al settore agricolo. Di questo magari anche appunto dopo Barbara, del coordinamento della sezione regionale del coordinamento per il blocco degli affitti e delle utenze, ci dirà qualcosa. Insomma, nella nostra regione, perché l'amministrazione, invece che preoccuparsi dei problemi sociali, dei problemi del lavoro, dei problemi di chi campa, della propria forza lavoro, sia stata più interessata a dover garantire la propria presenza politica, anche distribuendo mancette, come agli operatori sanitari, tra l'altro escludendone una bella fascia, per nascondere come la stessa sanità, tra l'altro, se sia stata così tanto colpita da questa epidemia, lo è stato anche a seguito proprio delle politiche portate avanti da questa stessa giunta e da quelle precedenti, le politiche di regionalizzazione dei servizi pubblici, della sanità in particolare, che hanno significato privatizzazioni, tagli ed esternalizzazioni e che hanno messo le persone, i lavoratori e l'utenza in condizioni di operare, di essere assistiti senza le giuste precauzioni, senza le giuste tutele, senza il rispetto dei propri diritti, come sta venendo fuori in questi giorni anche in merito alle residenze sanitarie, alle ASP e alle case di riposo.
insomma, in generale il problema della regionalizzazione per competenze e per conseguenze economiche pensiamo sia un enorme punto su cui battere in queste settimane, perché non si torni più sulle scelte folli del passato e anzi si faccia un passo indietro rispetto alle scelte di autonomia differenziata e di maggiore autonomizzazione delle regioni del nord, che sono proprio quelle che maggiormente hanno pagato questa crisi e che probabilmente appunto in cui ancora purtroppo temiamo di poterne vedere delle belle. Di questo ci parlerà anche Marco Bersani di ATTAC in questa iniziativa. Insomma, per andare un po' a tirare le file e lasciare spazio agli interventi, che sono tanti e non saranno sicuramente poco intensi. Abbiamo come potere al popolo in queste settimane, in questi mesi, non siamo rimasti con le mani in mano. A livello locale, a livello nazionale, abbiamo deciso di metterci a faccia, di metterci in prima persona a servizio delle persone, con la solidarietà dal basso, da servizi di babysitting alla spesa sociale, tramite l'attivazione del telefono rosso per andare in soccorso dei lavoratori e delle persone che avevano bisogno di una mano per capire come accedere ai pochi ammortizzatori sociali disponibili, impegnandoci, denunciando anche tramite esposti alla procura le situazioni peggiori nelle aperture aziendali per quanto riguarda il servizio sanitario scadente in alcune strutture della regione, così come anche sul piano, appunto, dicevamo, nazionale. Siamo di fronte appunto a una riapertura e crediamo di essere chiamati, noi e tutti gli uomini e le donne di buona volontà, a prendere in mano la situazione, perché crediamo che l'attuale classe politica sia stata assolutamente inadeguata ad affrontare questa situazione, altro che modello Italia. Crediamo che la sinistra e la destra abbiano dato, dopo le settimane iniziali di smarrimento, abbiano dato il peggio tra le dichiarazioni del Milano non si ferma e le polemiche anche locali sui buoni spesa molto ideologiche e poco concrete, dove nessun amministratore locale ha chiesto più soldi per quegli spiccioli dei buoni spesa. Ecco, crediamo ci sia un filo rosso che ha ben rappresentato la inadeguatezza della nostra classe politica. Quindi, come Potere al Popolo, ci impegniamo a riprendere in mano la sfida che questa fase 2 ci lancia sul piano locale, sul piano nazionale, si sta attivando, non staremo con le mani in mano, non staremo silenti, non permetteremo che il futuro distopico che qualcuno sta immaginando, in cui i lavoratori siano chiamati ad andare a lavorare e intanto a restare chiusi in casa per il resto del tempo, si possa realizzare sulla nostra pelle. Ora, mi sembra di essere stato anche lungo, lascio quindi immediatamente l'intervento a Walter per coniare rivolta, si farà a appunto un quadro del tema per cui secondo me è importante battersi della lotta per una redistribuzione sociale all'interno e contro gli attuali vincoli di bilancio imposti a livello internazionale anche dalla comunità europea. A te, Walter. Grazie per l'invito ai nostri compagni di Potere al Popolo Emilia Romagna. Non entreremo nel nostro intervento nel merito dell'emergenza sanitaria, ma affronteremo il tema della crisi economica legata alla pandemia da Covid-19, che pone l'Italia di fronte alla più grave perdita di prodotto e di occupazione che si sia mai registrata negli ultimi decenni. Una crisi che si va a sommare, questo è bene ricordarlo, agli effetti disastrosi sull'economia della doppia caduta del PIL del 2008-2009 e poi nel 2011-2012. Basta pensare che le ultime stime del Fondo Monetario Internazionale prevedono una perdita in termini di PIL del 10% circa, secondo alcune stime si va anche oltre, si arriva al 15%, con tutte le ripercussioni che purtroppo questa caduta di PIL avrà sulle condizioni materiali di milioni di famiglie che perderanno lavoro e reddito. Ora tutti sono ormai d'accordo, anche gli esponenti della dottrina economica più liberista, i più ferri sostenitori dell'austerità, sul fatto che c'è la necessità che lo Stato faccia immediatamente ricorso alla spesa in deficit per arginare gli effetti drammatici della crisi da Covid. Perché? Perché quando a rischiare non sono solo i lavoratori e i loro salari, ma vengono messi a repentaglio anche i profitti di imprese e banche, il debito pubblico diventa magicamente il benvenuto. Addirittura Mario Monti, Carlo Cottarelli, quello stesso Cottarelli che ha capitanato la Spending Review, Elsa Fornero, Alesina Giavazzi, i sostenitori dell'austerità espansiva, incoraggiano i governi a fare tutto il possibile, ricorrendo
a quel male necessario della spesa in deficit per arginare la crisi. Ecco, come ha risposto l'Unione Europea nel suo complesso per far fronte ad una crisi del genere? È evidente che quanto è stato messo in campo finora è largamente insufficiente e c'è un documento, quello dell'Eurogruppo dello scorso 7 aprile, che ce lo dimostra plasticamente. Perché? Perché questo Eurogruppo, questa riunione di tecnici, ha messo sul tavolo un documento pieno di slogan e con poche risorse per fronteggiare la crisi. Nonostante la propaganda, i giornali abbiano parlato di un piano senza precedenti da 1.000 miliardi, se andiamo a vedere quante risorse sono state messe in campo per fronteggiare la caduta del reddito e dell'occupazione, di questi 1.000 miliardi, 500 circa si riferiscono ad un recovery fund che dovrà essere discusso in futuro e che nella sostanza ancora non esiste, quindi questi sono banalmente fuori dal novero delle cose esistenti. 200 miliardi sono una mera previsione di prestiti che la BEI, la Banca Europea degli Investimenti, erogherà alle piccole e medie imprese che domanderanno liquidità per fronteggiare la crisi, quindi sono miliardi previsti, non ancora spesi, messi in campo. 100 miliardi sono quelli per un fondo chiamato SURE, SURE, un fondo di sostegno alle casse integrazioni nazionali. Bene, di questi 100 miliardi che dovrebbero rispondere appunto ai bisogni a fronteggiare la disoccupazione, gli effetti negativi della disoccupazione, di questi 100 miliardi è possibile utilizzarne un massimale annuo di 10 miliardi che dovrà essere diviso tra tutti i 28 paesi dell'Unione Europea. Quindi stiamo parlando di briciole, considerando che in tempi normali in Italia, solo in Italia, spendiamo circa 30 miliardi all'anno di cassa integrazione e garanzia e che nel Cura Italia sono stati previsti 9 miliardi per coprire il fabbisogno di sole 9 settimane di cassa integrazione. Quindi in sostanza il SURE non prevede nulla se non qualche spicciolo. Non restano che le risorse del famigerato MES, il Fondo Salva Stati, il Meccanismo Europeo di Stabilità, che, come abbiamo definito in uno dei nostri ultimi articoli, è l'ultima frontiera del ricatto del debito pubblico. Perché? Perché se l'Italia accetta il prestito del MES, potrà accedere a risorse da spendere per circa 38 miliardi, pari al 2% del PIL, solamente inserendosi in un tracciato di austerità ancora più aspro di quello percorso negli ultimi decenni. Ecco, l'illusione di quella che in molti hanno definito negli ultimi anni un'Europa solidale, il mito dell'Unione Europea, si è palesata purtroppo come tale, e questo documento dell'Eurogruppo ce lo dimostra piuttosto fulgidamente. L'Europa ha mostrato la faccia più dura della realtà. In questa architettura istituzionale, quella dell'Unione Europea, non esiste spazio per la solidarietà e per qualsiasi forma di mutualismo, di sostegno tra Stati. Si vede ad esempio il no secco e deciso dai paesi del Nord Europa alla messa in campo dei cosiddetti Covid bond, i Corona bond, gli Euro bond. Anche di fronte alla drammaticità delle settimane che viviamo, con migliaia di morti in tutta Europa, l'austerità, il disegno politico ed economico dell'Unione Europea non si interrompe e non sembra assolutamente cedere il passo. Ora verrebbe da dirsi: perché il governo si trova oggi impelagato in queste trattative farraginose con l'Unione Europea per cercare di strappare qualche margine di flessibilità per trovare delle risorse per fronteggiare la crisi economica da Covid? Perché in questo contesto dell'Unione Europea c'è solo la possibilità di finanziare la spesa in deficit, ossia la spesa eccedente quello che lo Stato raccoglie con le tasse per finanziare, per dare sostegno all'economia e all'occupazione. L'unico modo è finanziare questa spesa attraverso il ricorso ai mercati, ossia emettendo dei titoli del debito pubblico che vengono sottoscritti dai mercati, con il rischio, come sappiamo anche dal recente passato e da altri paesi della periferia europea, di essere lasciati in balia della speculazione, sotto il ricatto dello spread. L'altra alternativa è quella di ricorrere invece a prestiti di carattere istituzionale dall'Unione Europea, ossia se il mercato non ti presta soldi a condizioni sostenibili, sono le istituzioni europee a prestarteli attraverso, ad esempio, il Meccanismo Europeo di Stabilità. Peccato che questi prestiti siano sistematicamente sottoposti a determinate condizioni, come dicevamo in apertura, una su tutte l'impegno a mantenersi pedissequamente sui binari dell'austerità da qui ai prossimi decenni. Ecco allora che, dopo aver sofferto l'epidemia
con un sistema devastato da decenni di tagli e dei finanziamenti, anche su questo abbiamo scritto un contributo sul nostro blog. Dopo aver dovuto fronteggiare un'emergenza sanitaria con ospedali sempre più ridotti all'osso in termini di risorse e di personale, ci troveremmo condannati a nuovi e ulteriori sacrifici qualora dovessimo accettare sottoscrivere il MES per i prossimi anni. In pratica otterremmo una parte di quelle risorse per fronteggiare la crisi ad oggi, questi famigerati 38 miliardi, ma che ci permetterebbero solamente di mettere un tampone a quanto invece sta accadendo con la burrasca della crisi, condannandoci poi a decenni di austerità. Questo che abbiamo definito in alcuni nostri contributi, ricatto del debito, però non dobbiamo fare l'errore di vederlo solamente come un problema tecnico, perché questo ricatto del debito giova chiaramente a qualcuno e, come vedremo, non è solamente una partita tra paesi del nord e paesi del sud Europa per conquistare l'egemonia sul continente. I primi ad invocare questo ricatto del debito sono gli esponenti di Confindustria, quella Confindustria che veniva citata in apertura dell'intervento precedente, che sta strepitando nel nord Italia principalmente per chiedere l'apertura delle fabbriche il prima possibile. Ci sono delle dichiarazioni, se vogliamo, lampanti del presidente Confindustria Vicenza, tale Vescovi, che dietro una maschera di ingannevole buonsenso, ossia quello di riaprire le fabbriche per ridare lavoro ai lavoratori, ci spiega plasticamente come funziona questo ricatto del debito e come questa arma venga usata dai padroni per perpetuare la lotta di classe dall'alto verso il basso. Ora, dice questo esponente di Confindustria Vicenza, le imprese concentrate nel nord Italia sono quelle che tengono in piedi l'Italia. Gli fa eco il direttore generale di Confindustria che dice: una cosa è la salute, un altro fatto importante è però il benessere. Il diritto alla salute va chiaramente tutelato, ma c'è anche il lavoro che è fondamentale per la Repubblica, che è fondamento della Repubblica. Il lavoro senza salute non è possibile, ma non c'è salute senza lavoro. Ecco, Confindustria presenta tale richiesta come un qualcosa di necessario per il Paese, un qualcosa di cui tutti in realtà avremmo bisogno. E qui arriva il punto più interessante dell'intervista a Vescovi, perché questo signore di Confindustria dice: le casse dello Stato sono vuote, siamo indebitati al 140%, tra un po' potrebbero non esserci persino i soldi per pagare i dipendenti pubblici e le pensioni. Rendiamoci conto di quello che dice Confindustria. Se tu, Stato, vuoi pagare la cassa integrazione ai lavoratori, non hai i soldi per farlo e finirai per indebitarti ancora di più come Stato per pagare la cassa integrazione ai lavoratori. Quindi lascia a noi imprese la possibilità di riaprire le nostre fabbriche e ci penseremo noi a pagare quegli stipendi ai lavoratori, così che tu non ti potrai indebitare. Ecco come funziona il ricatto del debito e come in questa cornice istituzionale dell'Unione Europea vediamo che questo ricatto viene utilizzato sistematicamente dalla classe padronale per ottenere condizioni di condizioni migliori per la loro classe in aggregato e contribuire alla lotta di classe dall'alto verso il basso. Un'altra soluzione che è stata paventata di recente per non incappare in questo ricatto del debito, appunto, è quella di non indebitarsi, ovvero andiamo a prendere i soldi laddove stanno, evitiamo come Stato di indebitarci per pagare le casse integrazioni, per pagare la sanità, per pagare i dipendenti pubblici, non sbattiamo il muso su quel muro di gomma che le istituzioni europee hanno posto alla possibilità di ricorrere al debito, andiamo a prendere i soldi nelle tasche dei ricchi, facciamo una patrimoniale, prendiamo le risorse dove stanno, non tassiamo i redditi ma tassiamo i patrimoni, tassiamo la ricchezza e troveremo così i soldi. Sembrerebbe la panacea di tutti i mali questa, e politicamente dovremmo anche sostenerla una battaglia del genere per una patrimoniale, ossia per una misura fiscale che vada a prendere i soldi nelle tasche di ricchi e quindi favorire la redistribuzione verso la collettività. Questa proposta l'ha cavalcata anche il PD fino a qualche settimana fa. Negli ultimi giorni c'è stato un piccolo cambiamento di prospettiva da questo punto di vista, però analizziamo meglio cosa implica questa proposta di patrimoniale. Andiamo a prendere i soldi nelle tasche di chi ce l'ha e con questi soldi ci paghiamo cassa integrazione, collettività, sosteniamo il reddito, sosteniamo l'occupazione. Benissimo.
Peccato però che i ricchi sono ricchi anche perché non si lasciano prendere così facilmente, non è possibile farli fessi con una misura del genere, perché tant'è vero che le imposte patrimoniali implementate fino ad oggi in Italia sono regolarmente ricadute sulla testa del ceto medio e della classe lavoratrice. E questo avverrebbe verosimilmente anche in questo frangente, in virtù della particolare architettura istituzionale del quadro dell'Unione Europea, perché esiste un principio fondativo dell'integrazione europea, ossia la libertà di movimento dei capitali, uno dei pilastri del processo di integrazione, che consentirebbe alla grande maggioranza di quei patrimoni di sfuggire a qualsiasi tentativo di redistribuzione della ricchezza tramite una patrimoniale. Basta un click oggi per spostare milioni di euro da un capo all'altro dell'altro pianeta e non è che questi soldi finiscano, come spesso viene evocato, nelle Cayman o nei paradisi fiscali dei Caraibi. Questi soldi si sposterebbero e si spostano in paradisi fiscali interni all'Unione Europea. Parliamo di paesi a tassazione agevolata come il Lussemburgo e come l'Olanda, ad esempio. I trattati europei su questo fronte ci dicono che possiamo fermare i capitali che stanno fuggendo solamente dopo che questi sono stati dichiarati base imponibile. Questo significa che se oggi dichiariamo dei capitali aggredibili, base imponibile per fare una patrimoniale, se quelli scappano il giorno immediatamente successivo possiamo tassarli. Ma non è che i capitalisti aspettano una misura del genere per far scappare i buoi. Su questo ci viene in aiuto un esempio del recente passato. Nel 2011, tra il giugno 2011 e il giugno 2012, non c'era un governo socialista, ma c'era Mario Monti al governo, presiedeva un governo tecnico, nel periodo in cui l'Italia fu investita dalla crisi del debito pubblico. Bene, in quell'anno il Fondo Monetario Internazionale ha stimato un deflusso di capitali dall'Italia pari a circa il 15% del PIL. 235 miliardi di capitali sono fuggiti dall'Italia solo perché i loro possessori hanno sentito della possibilità di una mini patrimoniale pari all'1 per mille della ricchezza finanziaria. È bastata solamente una minima discussione, fatta tra l'altro da un governo, appunto, dicevamo, presieduto da Mario Monti, per dare il via libera alle danze e alla fuga di capitali. In questo quadro, Cornelia Rivolta è la prima a dire che la lotta per una patrimoniale giusta è una necessità ed un dovere politico. Tuttavia, però, per condurre questa lotta in maniera coerente e non solo testimoniale, dobbiamo però muoverci oltre i confini del possibile che ci sono imposti dai trattati dell'Unione Europea. Siamo quindi costretti a metterli in discussione, a mettere in discussione la libera circolazione del capitale e tutti i vincoli che impediscono ai lavoratori di ambire ad una vita migliore, a condizioni di vita migliori. Chiudo dicendo che né la voce di Confindustria, né quella della Commissione Europea, né quella dell'Eurogruppo riflettono gli interessi della collettività. Questo ormai, se c'è una cosa che ci insegna questa crisi, dovrebbe essere proprio la disillusione di questo sogno europeo. Dobbiamo proteggere i lavoratori e i cittadini tutti, adottando strategie che non siano condizionate né dai vincoli di profitto di industria e banche, né dai vincoli di finanza pubblica imposti dai trattati europei. Non a caso questi due interessi, come abbiamo visto, si sposano in un matrimonio quasi perfetto che finisce per soffocare la vita materiale della stragrande maggioranza delle persone. Ecco, queste strategie, dal nostro punto di vista, sono chiaramente incompatibili con il progetto di integrazione europea, che invece è fondato su disoccupazione, precarietà e tagli allo Stato sociale. Con questo vi rilascio la parola e grazie per averci invitato. Ok, grazie mille Walter, perché come scusatemi, che ho visto un problema audio. Ripassiamo la parola a eccoci, mi sentite?
Allora, maledizione al lockdown e a sti benedetti strumenti. Sì, ti sentiamo. Salvifici, ma complicati. Ok, grazie, guarda, Bianca. E, dicevo, innanzitutto grazie, se non mi si era sentito lo ripeto, a Walter perché Coniare Rivolta, i compagni di Coniare Rivolta hanno sempre il dono della sintesi e di rendere semplice il complesso. Ha messo tanta carne al fuoco e crediamo che questi siano i termini del dibattito oggi per chi voglia affrontare le sfide che abbiamo di fronte e che saranno sempre più accese e polarizzate nel prossimo futuro. Detto ciò, lascerei la parola immediatamente a Marco Bersani di Attacchi Italia per approfondire uno degli altri grandi temi su cui pensiamo si debba battere oggi e che in un periodo, quello odierno, che segna a nostro avviso il momento in cui porre la pietra tombale su questa questione, la questione dell'autonomia differenziata, della regionalizzazione e appunto su questi temi. Sul perché sia importante fermare questo progetto che ha mostrato la corda proprio in questi mesi di crisi, lascio la parola a Marco. Sì, buonasera a tutti, chi ci ascolta. Direi che la definizione pietra tombale è quella più adeguata. Se qualcuno voleva una prova di che cosa può significare l'autonomia differenziata, basta vedere come si sta gestendo a livello regionale, questa epidemia. L'emergenza sanitaria provocata dal Covid-19. Siamo di fronte a provvedimenti strampalati, spesso contraddittori fra di loro, segnati però da che cosa? Da una parte dal protagonismo dei presidenti di regione che sembrano fare a gara a chi fa il provvedimento più bizzarro, ovviamente ragionando solo sulla loro esposizione mediatica e non invece su una strategia generale. Dall'altra però tutti questi interventi hanno un elemento comune che è già stato sottolineato negli interventi precedenti, e cioè la cultura dell'impresa. Non c'è presidente di regione che non si stia muovendo secondo le pressioni che arrivano da Confindustria e che trasmettono questa cultura dell'impresa che oramai ha attraversato tutte le culture politiche e amministrative degli ultimi decenni. L'emblema di questa situazione è il fracasso fragoroso della cosiddetta ex eccellenza lombarda. Doveva essere, diciamo, la punta di diamante italiana, il pezzo di Germania al di qua delle Alpi. Tra l'altro, uno degli obiettivi dell'autonomia differenziata è proprio quello di agganciare, il cosiddetto motore d'Italia, cioè le regioni del nord. Al centro dell'Europa, beh, questa eccellenza è crollata miseramente. Sotto i colpi di che cosa? Da una parte prendiamo i dati. L'altro giorno ho visto un'indagine su rapporto morti-popolazione. Il Belgio risulta il paese con più decessi da coronavirus. Il Belgio ha 10 milioni, 12 milioni di abitanti e 6.000 morti. Ora, la regione Lombardia non è uno Stato, ma se lo fosse, ha 10 milioni di abitanti, quindi 2 milioni di abitanti in meno del Belgio, e ha qualcosa come oltre 12.000 morti. Ma non c'è nessuna discussione in atto su cosa è successo, cosa non è successo, mentre tutti sappiamo che sono successe almeno due cose. Uno, la Lombardia è quella che ha il sistema sanitario più privatizzato d'Italia. E questo cosa ha comportato? Ha comportato lo smantellamento di tutti i presidi territoriali di salute, la concentrazione della salute solo nell'ambito della cura e quindi dell'ospedalizzazione, e anche all'interno dell'ospedalizzazione gli investimenti sulle cure, diciamo, a maggiore redditività economica. Questo è stato il collasso degli ospedali. Insieme a questo, se uno va a vedere quali sono le province dove un serio problema sanitario è diventato una tragedia di massa, io direi un crimine di massa, perché poi ci sono le scelte di cui qualcuno dovrà portare le responsabilità, esattamente nell'area centro-sud-est di Milano,
guarda caso, Piacenza, dove c'è il più grande polo logistico italiano, e Bergamo-Brescia, che sono le province più industrializzate d'Italia, dove le pressioni per non fermare la produzione sono state tali e tante che di fatto in moltissime imprese la produzione non si è mai fermata, quindi la riapertura sarà semplicemente un sancire quello che la realtà dei rapporti di forza ha già messo in campo. Ora, pensare che in un contesto come quello post-pandemia, in cui siamo di fronte, saremo di fronte e siamo già immersi in una crisi economica sociale senza precedenti, pensare che dentro un contesto di questo tipo si porti ancora avanti una follia come la legge sull'autonomia differenziata, è francamente inaccettabile. Che cosa significa l'autonomia differenziata? Intanto parte dal 2001 con la revisione del titolo quinto della Costituzione. Quello è stato il varco su cui si sono innescate in particolare tre regioni, Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna, come tutti sanno, governate da amministrazioni diverse ma che condividono strutturalmente lo stesso modello politico-culturale. Il Veneto e la Lombardia hanno richiesto addirittura 23 materie su cui esercitare la propria autonomia. L'Emilia-Romagna sembra più moderata perché ne ha chieste 15, ma sono 15 tutte di sostanza, quindi siamo dentro lo stesso filone senza alcuna differenza. Dentro queste materie c'è praticamente tutto, faccio un brevissimo elenco: scuola, università, ricerca, sanità, ambiente, lavoro e contratti, infrastrutture, trasporti, lavoro, energia, beni culturali. Cioè si tratta di un processo di smantellamento sostanzialmente dello Stato italiano e soprattutto di un processo che va nella direzione dell'allargamento esponenziale delle diseguaglianze che già sono presenti nel paese. È come se il cosiddetto Nord ricco considerasse il resto dell'Italia una palla al piede di cui liberarsi e, trattenendo tutte le risorse dentro i propri territori, cercasse di agganciarsi al cosiddetto modello economico del centro Europa. Peccato che poi nel centro Europa noi diverremmo esattamente il sud arretrato e ci ritroveremo nelle stesse condizioni. Ma in particolare, che cosa comporta l'autonomia differenziata? L'autonomia differenziata sta già comportando, perché per esempio all'interno dei processi di modificazione delle competenze Stato-Regioni, un elemento che era stato che doveva essere attuato e non è stato attuato, è quello dei LEP, cioè dei livelli essenziali delle prestazioni, che non è mai stato attuato, per cui ancora oggi il fabbisogno delle regioni viene calcolato attraverso un calcolo iniquo che si basa da una parte sull'età media della popolazione, quindi essendo il sud di età media più bassa, viene assegnato un minor fabbisogno, dall'altra, e questo è veramente paradossale, sulla spesa storica. Il che significa che i comuni che hanno più risorse, che più hanno speso, essendo quella la loro spesa storica, gli verrà riconosciuto un fabbisogno corrispondente a quello che hanno speso. I comuni in maggiore difficoltà e che quindi non hanno speso, il loro fabbisogno rimarrà livellato su quello che finora hanno speso. Per cui il paradosso è che l'Emilia-Romagna continua ad avere un fabbisogno di asili nido elevato. Perché? Perché la sua spesa storica sugli asili nido è elevata, e la Calabria ha un fabbisogno di asili nido zero semplicemente perché non ha asili nido e quindi viene considerato il fabbisogno sull'esistente. Questo, per esempio, ha comportato a chi dice che il Nord è il motore del paese una sottrazione di risorse alle regioni, diciamo, più povere di 62 miliardi l'anno. Solo questo calcolo iniquo e sbagliato. Ma soprattutto che cosa ha comportato? Ha comportato che i diritti non sono più diritti, perché per essere garantiti possono essere garantiti a seconda delle risorse stanziate. E i dati ci dicono che già oggi, se calcoliamo i 6.700 comuni che fanno parte delle regioni a statuto ordinario,
quasi il 50% di questi comuni non garantisce i diritti fondamentali e le funzioni fondamentali che gli enti locali devono mettere in campo. Ora, dentro questo contesto, spingere per l'autonomia differenziata significa, diciamo, due cose. Uno, proporre un progetto francamente eversivo, ma soprattutto si sta proponendo non l'autonomia, ma si sta proponendo la secessione dei ricchi. Secessione dei ricchi che va a colpire sia le regioni più povere, ma anche le fasce più povere all'interno delle regioni più ricche, perché ovviamente l'autonomia differenziata comporta, e lo si è visto anche in questi anni di progressiva autonomia delle regioni, la privatizzazione di tutti i servizi pubblici, l'affidamento al mercato dei beni comuni e diciamo di molte delle funzioni fondamentali. Il risultato lo si sperimenta quotidianamente in questi giorni nella gestione dell'epidemia. L'autonomia differenziata favorirebbe anche il fatto che i presidenti delle regioni sarebbero ancora più legati alle pressioni dei poteri forti territoriali, come si sta sperimentando anche questo in questi giorni, e soprattutto comporterebbe il fatto che la tassazione, diciamo la fiscalità generale, andrebbe sempre meno nel senso redistributivo. Voglio ricordare che noi nel nostro paese abbiamo una fiscalità che dal 74 oggi è stata trasformata in senso profondamente regressivo. Noi abbiamo calcolato che la diminuzione di tassazione sui ceti più elevati e l'aumento della tassazione sui ceti più bassi ha comportato il 13% dell'attuale debito pubblico italiano, cioè ha comportato una minore, consistente minore entrata per lo Stato, che per ottenere la quale è dovuto andare sui mercati finanziari e quindi si è dovuto indebitare. Con l'autonomia differenziata questi processi si realizzerebbero in maniera addirittura esponenziale. Io porto solo alcuni dati per dire come è falsa l'idea che esista un motore al nord e una palla al piede al sud. Per esempio, per quanto riguarda la sanità, il definanziamento nel sud ha comportato quella che si chiama la mobilità sanitaria, cioè un milione di persone che dal sud si è spostato al nord per farsi ricoverare, e questo ha comportato un drenaggio a favore del nord di quasi 5 miliardi. Se vogliamo altri dati, la spesa media pro capite, che è stata nel 2017 di 11.309 euro nel mezzogiorno, è stata invece di 14.168 euro nel centro-nord. Il fabbisogno standard, che va da 727 euro pro capite della Toscana ai 535 euro della Calabria. La spesa media pro capite per gli asili nido, che va dai 1.944 euro dell'Emilia Romagna ai 60 della Calabria, e via discorrendo. Cioè, quello che oggi viene presentato come il motore, in realtà è un motore che continua a drenare risorse al resto del paese, risorse che ovviamente vanno a beneficio soprattutto delle classi più forti e dei poteri forti delle regioni del nord. Interrompere questa cosa è necessario, anche perché la pandemia ci insegna una cosa. L'epidemia ha avuto una velocità di contagio come mai prima d'ora. Questa velocità di contagio è avvenuta esattamente perché l'economia si è internazionalizzata e ha basato tutta la sua, diciamo, dimensione di crescita sulla folle velocità degli scambi e dei flussi di merci, capitali, persone. L'epidemia si è spostata sui corpi degli amministratori delegati, sui corpi dei manager d'azienda, ma purtroppo anche sui corpi dei lavoratori della logistica e sui corpi dei turisti. Se immaginiamo un post pandemia, dobbiamo immaginare un post pandemia in cui si ridisegna anche l'economia attraverso una rilocalizzazione delle attività produttive. Dentro questo processo i comuni, le città e i territori diventano il luogo di
ripensamento di un altro modello sociale, di un altro modello economico socialmente ed ecologicamente orientato. Allora, se ripensiamo tutto questo, dobbiamo ragionare anche su come organizziamo la società. Per chiudere rispetto al tema che mi è stato assegnato, io credo che bisogna ragionare in questi termini. Mettere una pietra tombale, come già è stato detto, su tutti i progetti di autonomia differenziata, ragionare immediatamente sul rimettere in capo allo Stato le direttrici fondamentali su cui dovrebbero muoversi i servizi pubblici, ma attenzione, perché non è la statalizzazione che garantisce. Ovviamente rimettere le funzioni fondamentali nelle direttrici dello Stato significa garantire, almeno potenzialmente, diritti universali sull'intero territorio del Paese, ma accanto a questo serve una forte partecipazione territoriale a livello di città e di comuni. Pensiamo al modello sanitario. Il modello sanitario deve basarsi soprattutto sulla prevenzione, può farlo solo ed esclusivamente se esiste una sanità che ragiona sulla prevenzione territorio per territorio. Allora si tratta di coniugare le direttrici fondamentali in capo allo Stato con una forte partecipazione di città, comuni e territori alla discussione e analisi di che cosa significa salute in un territorio, cosa significa istruzione in un territorio, cosa significano infrastrutture in un territorio, per definire quali sono le priorità specifiche di ogni territorio. Come si vede, dentro questa ipotesi, le regioni dovrebbero avere nulla più che un ruolo di coordinamento, e in quanto enti della programmazione, io credo che, diciamo, dovrebbero progressivamente essere eliminate. Cioè si tratta di immaginare città e territori al centro di un nuovo modello sociale e lo Stato che coniuga le specificità territoriali dentro direttive di garanzia dei diritti universali all'interno di un paese. Le funzioni della regione dovrebbero essere esclusivamente di coordinamento. Oggi le funzioni della regione sono spesso di moltiplicazione dei livelli burocratici e dei livelli, diciamo, dei centri di spesa. Tanto è vero che in questi anni noi abbiamo visto un aumento degli sprechi, non della spesa pubblica, ma quindi della spesa assolutamente improduttiva e non legata all'interesse generale, e il processo di autonomia differenziata non farebbe che esasperare queste tendenze, producendo, moltiplicando in realtà quello che è già un tema drammatico nel nostro paese, che è quello della diseguaglianza sociale, che non è mai stata così ampia e che questa pandemia sta facendo emergere in tutta la sua drammaticità. Io mi fermo qui, ovviamente disponibile a ulteriori chiarimenti, ma mi sembra abbastanza evidente che se dobbiamo riprogettare un'altra società, non può essere la società che hanno in mente Bonaccini, Fontana e Zaia, perché quelle hanno in mente semplicemente la secessione dei ricchi e gli interessi dei poteri forti. Grazie. Grazie a te, Marco, completissimo, non ho nulla da aggiungere e anzi penso che dobbiamo tutti ringraziarti, perché dopo il tenore da Unità Nazionale, da Va Pensiero lanciato dalle finestre, sentire qualcuno, sentire il calore di chi ha il coraggio di affermare che il modello che ci stanno imponendo è lo stesso, a prescindere dalla facciata politica che queste forze oggi al governo, delle amministrazioni locali o del nostro paese si danno, scalda il cuore in questi giorni, in queste settimane in cui siamo chiusi in casa a assorbirci i discorsi dell'unità nazionale a senso unico. E, proprio perché non crediamo che sulla unità nazionale fatta dal padronato in senso unico si possa trovare la via d'uscita da questa crisi, dalla crisi che verrà, crediamo che i corpi intermedi debbano tornare anche a parlare, oltre appunto al livello organizzativo sul piano, sulla dimensione locale. Quei corpi intermedi come i sindacati dei lavoratori in lotta, che hanno saputo caratterizzare anche le settimane della crisi epidemica,
che abbiamo appoggiato come Potere al Popolo quando in giornate importanti come quella dello sciopero generale del 25 marzo si è deciso di rompere la cappa del tutti giù a testa china a accettare qualsiasi disposizione arrivasse dal governo, e pertanto su questo e su come possono i lavoratori avere un ruolo nella ripubblicizzazione dei servizi essenziali, dei settori strategici dell'economia per l'interesse collettivo e non per l'interesse del mercato e del profitto, lascio la parola a Federico dell'Unione Sindacale di Base. Allora, ciao a tutti, intanto saluto e ringrazio tutti coloro che stanno collegati con noi in questo momento. Diciamo che quello che ha sottolineato adesso Francesco e che era la conclusione dell'intervento precedente di Marco è chiaramente uno dei temi cardine su cui si devono basare le nostre riflessioni e la nostra azione adesso, anche per quanto riguarda un sindacato come l'USB. C'è bisogno di rivedere in toto un modello produttivo, economico, sociale. C'è bisogno di rivederlo in toto e di mettere al centro pilastri che sono diversi da quelli che al momento lo reggono, che di fatto rispondono alle leggi del profitto. Ma arriviamoci per gradi. Questo assunto serve un nuovo modello radicalmente opposto a quello attuale. È vero tanto più nella misura in cui la crisi generata dal coronavirus, la gestione di questa crisi da parte del nostro governo, si innesta su dinamiche pregresse, già esistenti, e le, diciamo, porta alle loro estreme conseguenze. Guardiamo per esempio i provvedimenti presi dal governo rispetto a chi non ha lavorato in questo periodo, perché poi molto da dire ci sarà su chi invece ha lavorato, ovvero chi è stato interessato dal parziale blocco delle attività. Ecco, in particolare nel cosiddetto decreto Cura Italia vengono sancite definitivamente disuguaglianze interne al mondo del lavoro, strutturalmente interne. Perché noi abbiamo, diciamo così, una prima fascia di lavoratori che comunque non possiamo definire una serie A, lavoratori che quantomeno hanno contrattualizzazioni che gli permettono di accedere alla cassa integrazione. E non è detto che basti, fra l'altro. Ma poi esiste una seconda fascia, ed è tutto quel lavoro atipico, precario, impoverito, che è molto presente nel tessuto produttivo e lavorativo italiano, di cui oggi tocchiamo con mano la mancanza di garanzie, prospettive, diritti e tutele. Pensiamo a settori come il turismo, lo spettacolo, tutti quelli che sono costretti ad aprire partita IVA, anche fra l'altro a loro danno, spesso e volentieri. Ecco, il governo interviene con 600 euro per il mese di marzo, al di sotto della soglia di povertà relativa. Penso che se nel primo caso non potevamo parlare di serie A, ecco, questo invece è definitivamente sancire che esiste un mondo del lavoro di serie B in questo paese, che vale 600 euro al mese per il nostro governo. E questo è sicuramente qualcosa su cui riflettere e su cui orientare delle battaglie. E poi esiste tutta una componente di esclusi dai provvedimenti e dagli ammortizzatori sociali. E su questo la Regione ha avuto qualche barlume di provvedimento, come per esempio adeguare la cassa in deroga ai lavoratori intermittenti. Non avrebbero potuto fare altro. In Emilia-Romagna c'è una incidenza di lavoratori a chiamata impressionante, ma tuttavia rimangono ancora tantissimi esclusi. E allora oggi, proprio per coronare tante altre infelici uscite pubbliche, Bonaccini cosa ha ripetuto nel filo diretto con la Regione? E ecco, questi i lavoratori indeboliti, percettori di reddito, vadano a lavorare nelle campagne, dove noi sappiamo bene, per l'attività diretta che abbiamo fatto, che non mancano braccia, semmai mancano diritti per chi ci lavora. Ma concentriamoci invece adesso, se questo, diciamo, mi sembra un assunto abbastanza chiaro rispetto a che cosa vuol dire un mondo del lavoro improntato sulle norme del profitto, vuol dire disuguaglianza e vuol dire privazione. C'è poi tutto un pezzo di mondo del lavoro che ha continuato a lavorare, ed è un pezzo che è tutt'altro, spesso e volentieri, che è essenziale, ma diciamo
chiudiamo per un attimo questa parentesi. Chi ha continuato a lavorare, beh, ci sarebbe da fare un lunghissimo discorso su quanto si evidenziano i limiti della privatizzazione ed esternalizzazione del sistema sanitario di cura, di cui l'Emilia non è stata da meno a nessuno tra le altre regioni. Le condizioni di lavoratori e pazienti o utenti sono tutto meno che sicure, e abbiamo scoperchiato, fra l'altro, anche nell'ultimo periodo, con l'intervento diretto, alcuni vasi di Pandora veri e propri. Penso che non ci sia bisogno di ribadire che cosa sono stati, che cosa sono tuttora, i focolai incontrollabili, per esempio, delle residenze per anziani, su cui la Regione ancora stenta a intervenire. Veniamo ora a un nocciolo, secondo me, della questione, ovvero tutto quel comparto, quei settori produttivi che non sono stati interessati dal lockdown o comunque su cui Confindustria in particolare ha esercitato un'enorme pressione, e in particolare in Emilia, nelle regioni del nord, con una lettera cofirmata, un'enorme pressione per non fermare la produzione nemmeno un giorno, sia nella prima fase e sia oggi, nella cosiddetta fase 2, quando nonostante i numeri del contagio non siano esattamente tranquillizzanti, tutto spinge, almeno da parte, dal punto di vista di Confindustria, dal punto di vista padronale, tutto spinge per un riapriamo tutto, torniamo a lavorare il prima possibile. E certo questo è un ricatto, come diceva prima Walter di Cognare Rivolta. Ecco, i lavoratori del settore produttivo, di questa grande catena di produzione e di profitto, che parte dall'industria, dalla produzione, passa attraverso le catene di trasporto merci, della logistica e arriva alle filiere di grande distribuzione organizzata, è stata messa al centro di un'operazione selvaggia, possiamo assolutamente dirlo, con noncuranza per i diritti dei lavoratori, con noncuranza del rispetto di qualsiasi tipo di protocollo anticontagio, soprattutto all'inizio, i lavoratori sono stati forzati a continuare la loro attività proprio per gli interessi non collettivi, non della salute, ma del profitto dei datori di lavoro. E questa è una questione inaccettabile, ed è una questione su cui è stato il primo elemento su cui siamo andati a scontro forte, fin dall'inizio. L'elemento della continuità salariale di reddito e con l'altra mano l'elemento della tutela in prima istanza della salute dei lavoratori. E ci sono state fin dal primo giorno situazioni inverosimili, soprattutto lo citava prima, di nuovo devo citare Marco, nella logistica. Noi abbiamo avuto giornate e giornate di scioperi nella logistica e nelle fabbriche, soprattutto nel comparto metalmeccanico, proprio perché i lavoratori venivano forzati ad andare a lavorare, nonostante spesso non ci fossero dispositivi, non venissero rispettati i protocolli, e quindi chiaramente abbiamo dichiarato legittimamente scioperi su scioperi, anche per diverse giornate consecutive, con il fine di fermare questo massacro. E siamo arrivati fino a convocare uno sciopero generale che diceva prima la salute e poi tutto il resto, tra cui soprattutto il profitto. E questo sciopero generale, io credo che non sia, come dire, presuntuoso affermare che ha esercitato comunque una certa pressione questo sciopero del 25 marzo, sia sull'esecutivo, sia sul governo, ma sia anche sulla CGIL, che ha dovuto un po' rincorrere, ha esercitato pressione rispetto alla scelta di applicare effettivamente il cosiddetto lockdown, anche se, ripeto, parziale, troppo parziale rispetto a quello che sarebbe servito. E diciamo che tutti questi lavoratori richiamati al fronte nel nome del profitto, non saprei che altra frase usare, si sono organizzati. Hanno riscoperto un'identità comune, allo stesso modo, fra l'altro, con cui sono settori in generale di cui si è riscoperta la centralità in questo paese. In un paese che stava abdicando negli ultimi decenni alla propria funzione produttiva, in un contesto di organizzazione continentale iniquo, diseguale, ok, in cui siamo effettivamente il Sud, come prima veniva detto. In un momento di forte incertezza che genera crisi e accelera fratture nei rapporti internazionali, all'interno della stessa UE si rivaluta la necessità di un sistema produttivo funzionante,
di asset strategici che rispondano a esigenze del paese. Bene, noi dobbiamo chiederci quali esigenze. Perché c'è chi persegue l'esigenza del profitto, ma non è di certo il nostro compagno di strada. Noi dobbiamo perseguire gli interessi dei lavoratori e dei nostri settori sociali di riferimento. E in questo contesto si è inserito appunto sia l'attività, lo sciopero, gli scioperi di settore, ma anche un importante momento come è stata un'assemblea operaia che si è tenuta poco dopo lo sciopero, in cui i delegati di questo settore così fondamentale, se dobbiamo riflettere su un nuovo modello produttivo e di organizzazione economico-sociale, i delegati di un settore così fondamentale si sono riappropriati della propria identità collettiva, proprio perché tutti si possono rendere conto di come questi siano stati, ci sia stato il tentativo di assoggettarli a logiche di profitto che andavano anche a discapito della vita dei dipendenti stessi. Ma si è andati molto oltre l'autodifesa. Quello che, diciamo, è stato un elemento di vittoria quasi paragonabile a quello dello sciopero, alla riuscita dello sciopero generale, è stata appunto un'assemblea nazionale in cui le parole d'ordine non erano soltanto difendiamoci, ma erano contrattacchiamo. Contrattacchiamo con una nostra idea di sistema produttivo. Innanzitutto che metta prima le necessità e i bisogni collettivi del profitto. Ma per fare questo, per realizzare questo, serve uscire da un ambito unicamente privatizzato. Serve una guida pubblica, servono nazionalizzazioni. È stata evocata la necessità di una nuova IRI, per intenderci. E questi sono punti di avanzamento, perché su questo tipo di ragionamento, il fatto che serva una pianificazione che tenga conto in prima istanza dei bisogni, dei diritti collettivi della popolazione, questo è un ragionamento applicabile a tanti aspetti, se ci pensiamo. Perché ci sono tanti aspetti che oggi si verificano nella loro drammaticità di diseguaglianze, di sfruttamento estremo, già presenti nel nostro paese, oggi estremizzati. Ed è lì che noi dobbiamo andare ad attaccare, organizzandoci e creando anche elementi di ricomposizione fra settori del lavoro frammentati, atomizzati, individualizzati. Perché lo stesso discorso di pianificazione e di nazionalizzazione si può fare sul welfare, si può fare sul diritto alla casa, di cui sicuramente parlerà dopo Barbara, si può fare sulla necessità di reddito di base per tutti quei lavoratori appunto dimenticati dagli ammortizzatori sociali. Chiaramente chi si oppone a queste necessità sono le forze che rappresentano gli interessi del padronato, del grande capitale, della grande finanza internazionale, tra cui in primis sicuramente Confindustria. Quindi il titolo di oggi dice fermiamo Confindustria, non è solo una parola d'ordine, quello è un avversario, porta interessi opposti agli interessi dei settori popolari della nostra popolazione. E sicuramente va combattuta l'autonomia differenziata. Non mi sto a dilungare su questo, perché è già stato spiegato quanto l'autonomia differenziata non sia altro che foriera di disuguaglianze. E soprattutto oggi serve una pianificazione nazionale. Non si può andare avanti con la strategia del decentramento e del ognuno fa come vuole, perché ognuno fa come può, come spiegava prima, come veniva spiegato nell'intervento precedente. E quindi non è una misura equanime, non lo sarà mai e non è applicabile tantomeno oggi, già lo dicevamo ieri, tantomeno oggi. Quindi chiaramente questi sono i nostri, se quelli che elencavo prima sono obiettivi da perseguire, questi sono i nostri avversari e dobbiamo tenerlo ben presente in un percorso di riappropriazione dei nostri diritti. Quindi questo è quanto, passo la parola a chi mi succederà, grazie per l'attenzione e a presto. Allora, grazie a te Federico e grazie a tutto il mondo del lavoro organizzato che in queste settimane, in questi mesi ha saputo non cedere la testa e indicare una strada, indicare una prospettiva, indicare una possibilità di non abbassare la testa e di rivendicare ciò che era giusto di fronte alle storture che il coronavirus metteva in mostra e faceva esplodere. In questa regione sono stati proprio i lavoratori di quel lavoro povero, delle cooperative sociali, che per primi hanno iniziato a lottare
quando già a fine febbraio si prospettava un lungo periodo di assenza di salario, di reddito e di diritti, ed è un mondo del lavoro che spesso appunto viene escluso anche dalle forme di ammortizzatori sociali poche che esistono a livello nazionale e locale, e che per l'appunto ci parlano di un mondo del lavoro e del non lavoro che rischia l'affanno, l'ha rischiato in queste settimane, in questi mesi, e lo rischia prossimamente a causa delle insufficienti misure prese finora. E su questo appunto che allora lascio la parola a Barbara, e reddito c'è bisogno per tutti. Non si sente Barbara, proviamo un secondo a chiamarla al telefono, vediamo se... No, forse no. L'ha attivo. Adesso mi sentite? niente, allora ricomincio. Sono di PAP Bologna, ho seguito il coordinamento blocco affitti e utenze dell'Emilia Romagna, che è una campagna nata dall'unione delle forze di Noi Restiamo e di Asia USB, e che nasce in funzione dell'emergenza, di una delle tante emergenze nell'emergenza, che è quella di rispondere all'esigenza dei lavoratori precari, dei lavoratori poveri, dei lavoratori in nero e degli studenti universitari, assegnisti di ricerca, eccetera, che sono stati colpiti, centrati dalla crisi Covid, e che sono però anche quei soggetti ai quali non si è palesata nessuna proposta di soluzione, sono stati cioè lasciati in completa assenza di tutela e di garanzia. Quello che chiede il coordinamento, anche a livello nazionale, è la sospensione della richiesta del pagamento degli affitti e delle utenze. Sono state fatte delle azioni in questo periodo, in questo mese di attività, e azioni dirette alle amministrazioni regionali, una forte comunicazione social ben costruita che ha prodotto dei risultati. E per riassumerli, c'è stata una presenza sui quotidiani locali, sul Fatto Quotidiano è uscito un servizio che riportava la storia di una ragazza che aveva deciso di fare lo sciopero dell'affitto, un servizio sul TGR Marche, nel Lazio, ma soprattutto in Sicilia, si è cercato di venire un po' a capo della questione proposta, cercando di stanziando dei finanziamenti difficili da ottenere in realtà, ma intanto almeno c'è l'intenzione, per gli studenti universitari fuori sede. Poi ho letto ieri sera anche al comune di Catania, c'è stato un sindaco di un piccolo comune di Catania, nella provincia di Catania, che ha accettato di bloccare il pagamento delle utenze fino al 31 di agosto. Insomma, sono questi, insieme anche all'abrogazione parziale dell'articolo 5 del decreto Lupi, sono dei piccoli segnali che il messaggio di emergenza comunque sta iniziando a veicolare. Quindi siamo di fronte a un'emergenza abitativa, consapevoli però che l'emergenza abitativa c'era prima e ci sarà anche dopo. Sappiamo che si è acuita alla fine degli anni 90 con la massiccia privatizzazione del welfare pubblico e che ha prodotto tante macerie, una fra tutte è la cancellazione della legge sull'ecocanone e quindi il via libera a un caro affitti che possiamo notare tutti. Quindi questa emergenza per noi è una sorta di tampone che ci informa di essere gravemente positivi a una male e incompetente gestione del problema dell'abitare. E a livello di governo e di amministrazioni vediamo che la strategia è di buttarla tutta su una questione privata tra cittadino e proprietario. E invece è di fondamentale importanza opporsi alla contrattazione individuale per il blocco dell'affitto e delle utenze e riconoscere invece questo problema come un problema della collettività. E quindi, identificandosi con un'identità collettiva forte, risolverlo.
Per il resto direi che abbiamo assistito a un proliferare caotico di disposizioni regionali. In Emilia-Romagna, osservando questa regione, possiamo dire che Bonaccini ha pubblicato sulla sua pagina internet una sorta di provvedimenti volti allo stanziamento di 320 milioni di euro che devono provvedere a rispondere alle esigenze, secondo la regione, di alcuni settori in crisi o soggetti che ne hanno bisogno. Si accenna a misure per il welfare che prevedono lo stanziamento di alcuni milioni di euro, non è chiaro la quantità perché cambia a seconda delle pagine che si vanno a visitare, ma che in parte questi soldi stanziati per il welfare sono in parte destinati al social housing, in grandissima parte, in parte a questo fondo affitti che si vuole prorogare, ma ricordiamo è un fondo che viene dato e a cui si può accedere solamente con la presentazione di un ISEE, che quindi si rifà agli anni al 2019 se non al 2018, e che quindi si palesa sfacciatamente come una soluzione pensata non per risolvere un'emergenza, per cui ci si dovrebbe concentrare sull'oggi e la situazione che stiamo vivendo adesso, non come stavamo nel 2019. Rimane invece però non chiaro che cosa di questi fondi vuole fare, rimangono scoperti 10 milioni che restano fuori dal conto destinato e dal conto vengono destinati a un generico politiche per la casa. E allora il coordinamento regionale per il blocco affitti e utenze ha richiesto tutte le vie possibili di vedersi destinare questa somma per poterla poi insomma gestire per appunto i giovani, gli studenti, i precari, eccetera. E tutti quelli che sono in disgrazia da Covid. Tramite l'iniziativa che è stata promossa dalla regione, che si chiama appunto Filo Diretto, di cui si parlava anche prima, che appunto è un giorno alla settimana un assessore a caso risponde a delle tematiche che gli sono state presentate, e questa attività quindi abbiamo fatto che la stagione che ha preso in Italia e la stagione sono i soldi di notte che è intermittente e informale i lavoratori, gli studenti, eccetera. Quindi se dovessimo costruire una relazione su noi in questa situazione devo dire che lo Stato sta chiedendo alla nostra situazione di giovani di dar fuoco ai nostri stati, meglio ancora quello dei nostri genitori e nella più macabra delle versioni all'eredità di qualche vittima dell'epidemia. E che Barbara, scusa, si sente male, non so se hai problemi con il microfono, si sentiva male. Magari ok, adesso? No, adesso bene. Meglio? Sì, così okay. Sì. Ok. Niente, dicevo semplicemente che si percepisce il conseguente di quello che si sta facendo per i giovani, per i lavoratori. Niente ancora, scusa, ti interrompo.
purtroppo si non si sente. Riproviamo magari. Adesso? Va. Prova. E adesso si sente meglio? Sì, prova ad andare avanti e se c'è ancora il problema okay. Te lo segnalo. Niente. Quindi si sta praticamente cercando di implicitamente chiederci, si chiede, anzi sentiamo la richiesta di poter far fronte a questa emergenza con i nostri risparmi, e però dei risparmi che l'Italia non sta dimostrando di avere in realtà, quindi urge ancora una soluzione chiaramente diversa. E, si è anche parlato di sostegno di emergenza per il sostentamento dei lavoratori attualmente sulla strada, cioè l'emergenza, uscire dalla situazione che non si sa, bisogna vedere che cosa dice. Non si sente? Vai, prova. Okay. Ma anche il decreto, mi state sentendo? Sì, ma anche il reddito dell'emergenza comunque... Prova fatto magari a tracciarci un attimo le linee di chiusura, che così non ci... Sei sicura di che non hai lasciato nulla... Nulla perso okay. nella linea che salta. Direi che il coordinamento, allora la finisco così dicendo che il coordinamento di base rivendica due cose, ovvero innanzitutto quella di porre una pezza sul problema imminente che si sta vivendo adesso nella crisi, ma affermare anche che la pezza non è la soluzione, perché la soluzione è che il diritto all'abitare, il diritto alla casa venga riconosciuto come diritto fondamentale e che quindi anche ci siano di conseguenza da pensare a delle politiche concrete e attive che lo sostengano. Bisogna mettere in dubbio le politiche abitative del governo, quindi bisogna richiedere l'abrogazione della legge 431 che cancella l'ecocanone e rende inefficace il canone concordato e permette anche gli affitti altissimi. Bisogna pretendere quindi una regolamentazione di questi affitti, bisogna sconfiggere la crescita esponenziale dello sfitto e combattere la diffusione anche di tutti quegli affitti in nero. È anche necessario, il secondo punto, che ci siano delle politiche volte alla ricostruzione del concetto di edilizia pubblica, che pubblica lo deve essere davvero e che abbia ben chiaro il fatto che deve far fronte ad una necessità fondamentale e quindi debba fornire un servizio pubblico. In quanto tale non può e non deve avere come scopo il profitto. E per logica quindi non deve prevedere il coinvolgimento del privato. E quindi si sta lottando per un riconoscimento del problema e pretendere, continuando a battere sempre sul tamburo, di riconoscere il diritto all'abitare come un diritto fondamentale. L'ho ripetuto abbastanza, direi che mi fermo. È stata chiarissima, nonostante le insidie dell'internet. No, ti ringraziamo Barbara appunto di aver tenuto botta nonostante la connessione cercasse di ostacolarti. E, qua appunto la situazione, i nodi sono stati un po' messi al pettine e non c'è regione che più di tutte in Italia abbia dovuto affrontare i nodi di questa crisi pandemica che ancora e le conseguenze sociali e politiche le sta andando ad affrontare adesso. Una regione che si apre a ripartire, una regione che rischia un secondo picco della curva epidemica, utilizzando i termini che abbiamo imparato a utilizzare in questi mesi, una delle regioni in cui si è visto il padronato più crudele, più criminale, una classe politica più asservita adesso. Stiamo parlando ovviamente della regione Lombardia, amministrata dal presidente Fontana del partito della Lega per Salvini, e su cosa è accaduto in quella regione e sulle conseguenze che in questi giorni ne stanno venendo tratte anche dal potere al popolo, dalle sue assemblee locali in quella regione, lascio la parola dell'assemblea di potere al popolo Milano.
Ok. Ciao a tutti, grazie intanto per questo spazio che ci avete dato. Intanto, come Potere al Popolo, già a livello nazionale noi abbiamo con un comunicato chiesto il commissariamento della Regione Lombardia, perché crediamo che la gestione dell'emergenza sanitaria che è stata fatta sia assolutamente irresponsabile e inadeguata. Vogliamo lanciare una campagna appunto per il commissariamento, che vedrà un primo momento domenica alle 17.30 con una diretta che verrà trasmessa su tutte le pagine di Facebook delle assemblee di Potere al Popolo in Lombardia. Appunto crediamo che questa gestione che è stata fatta sia assolutamente scellerata e si sia inserita tra l'altro in una condizione già disastrata della sanità in Lombardia. Abbiamo visto appunto esplodere le contraddizioni del cosiddetto modello Lombardia della sanità, che è stato un modello di tagli ai finanziamenti pubblici, ai finanziamenti alla sanità pubblica, di smantellamento non soltanto di chiusura degli ospedali, ma anche di smantellamento dei servizi e dei presidi territoriali che consentivano non solo la cura ma anche la prevenzione, e parallelamente un aumento di fondi alla sanità privata fino ad arrivare alla situazione attuale in cui il 40% della spesa sanitaria regionale finisce nelle casse della sanità privata. E questo è stato il modello in cui tra l'altro sono fioriti negli anni una serie di scandali di corruzione e di distrazione di soldi pubblici nell'ambito appunto della sanità privata accreditata, dal caso del San Raffaele e della Maugeri fino allo scandalo di malasanità della clinica Santa Rita. Tra l'altro il sistema in cui questi scandali sono stati possibili è ancora pienamente in piedi, se pensiamo che appunto il sistema di spartizione delle nomine dei dirigenti delle strutture sanitarie avviene ancora con il metodo della cosiddetta lottizzazione per partiti, che consente ancora una volta questo intreccio malato tra classe politica e sanità privata. Questo è il contesto in cui si è innestata la gestione dell'emergenza da parte della giunta regionale. Abbiamo visto i ritardi nella costituzione della zona rossa nella Bergamasca e nel Bresciano, con la costituzione invece di fantomatiche zone arancioni. Abbiamo visto la strage di anziani nelle RSA sulla base di quella scellerata delibera regionale che appunto ha richiesto alle RSA di accogliere pazienti Covid, e poi una sistematica carenza di misure di sicurezza anche per i lavoratori della sanità nelle strutture sanitarie. Noi pensiamo che tutto questo non sia frutto di una leggerezza, di errori generici o di incompetenza, ma sia il frutto di una scelta politica, la scelta politica di allinearsi completamente rispetto agli indirizzi che, come è già stato detto ampiamente nei precedenti interventi, sono venuti da Confindustria, che da subito si è opposta a misure di blocco della produzione, tanto più che comunque in Lombardia il 60% delle attività ha continuato ad essere aperto. E abbiamo visto ancora una volta quell'intreccio di interessi
di interessi appunto della classe imprenditoriale tramite Confindustria, della classe politica che si è allineata e del business della sanità privata. Un esempio lampante è appunto il fatto che la famiglia Rocca, proprietaria della Tenaris di Dalmine, che è stata una delle imprese capofila nel richiedere appunto che non ci fosse il blocco della produzione, e poi anche proprietaria dell'ospedale privato Humanitas, che si è mosso in tutte le sedi per assicurarsi che le attività svolte nell'ambito comunque della cura dei malati Covid fosse ampiamente remunerata, con rinegoziazione poi dei contratti di servizio, cosa che tra l'altro, cioè ex post, diciamo, dopo al termine dell'emergenza, cosa che tra l'altro ha già trovato pronto accoglimento nelle delibere regionali, che hanno appunto già previsto la rinegoziazione dei contratti di servizio per la sanità privata, che ha messo a disposizione le proprie strutture nel corso dell'emergenza. Nel frattempo vediamo che anche le aziende, che intanto si è fatto larghissimo uso, come anche in Emilia Romagna, anche in Lombardia, della possibilità di deroga al blocco della produzione, quindi migliaia di aziende che hanno potuto fruire di questa possibilità, e anche tra l'altro attraverso lo strumento del telefono rosso che abbiamo attivato anche come Assemblea di Potere al Popolo Milano, abbiamo visto che in molte aziende non sono assolutamente assicurate, nelle aziende che non hanno chiuso la produzione, non sono assicurate le misure di sicurezza, come dire, minime. Adesso con la riapertura della fase 2 si apre, in modo particolare in Lombardia, ma un po' penso ovunque, un altro fronte particolarmente disastrato in Lombardia, che è quello dei trasporti. Abbiamo visto che già a livello nazionale si sono messi dei paletti per fare in modo che di fatto i soggetti tutelati su questo fronte siano esclusivamente le imprese di trasporto pubblico. Abbiamo visto, per citare due esempi, l'emendamento al Cura Italia di Forza Italia e del PD, che prevede che potranno essere ridotti i servizi di trasporto senza che ci siano sanzioni né penali alle imprese di trasporto. Abbiamo visto un documento della Conferenza delle Regioni che chiede lo stanziamento di 600 milioni, di un fondo di 600 milioni per coprire i mancati proventi nel corso dell'emergenza delle imprese di trasporto, quando negli ultimi 10 anni sono stati sottratti al fondo del trasporto pubblico locale 58 milioni, e invece adesso si piazzano così 600 milioni sul piatto per coprire questi mancati proventi. E ovviamente invece come investimenti per rafforzare i servizi, nulla è stato previsto. Quindi le condizioni in cui si sta prospettando questa fase 2, anche sul fronte dei trasporti, che sarà ovviamente quello più caldo, visto lo spostamento di persone, se i luoghi di lavoro verranno riaperti, appunto si prospetta, come dire, davvero drammatico, in una situazione appunto come quella della Lombardia, in cui abbiamo un settore che è già di per sé disastrato, e su cui noi da ormai più di un anno stiamo portando avanti una campagna con la pagina Facebook Sporchi Cattivi e Pendolari. E quindi anche su questo abbiamo visto un allineamento totale rispetto alle richieste delle associazioni datoriali delle imprese di trasporto pubblico, come appunto Astra, che aveva chiesto esattamente il fondo da 600 milioni, e il documento della Conferenza delle Regioni ha recepito in pieno la richiesta.
Nel frattempo vediamo però anche che lo stesso allineamento rispetto a questi interessi della classe imprenditoriale viene di fatto rappresentato da esponenti del PD o comunque di quell'area politica che stanno cercando di rifarsi una verginità sfruttando opportunisticamente questa fase per puntare il dito contro la Lega. Ecco, noi non stiamo a questo giochetto che, come al solito, è una falsa contrapposizione, trattandosi appunto di un soggetto politico che ha contribuito a quel modello di sviluppo basato sui tagli alla spesa pubblica e sulla privatizzazione dei settori essenziali come appunto trasporti, sanità e servizi sociali assistenziali, assolutamente servo appunto di quegli indirizzi di politica neoliberista che descriveva bene Walter, che provengono dall'Unione Europea e che ci continuano a voler imporre, e quindi già solo per questo risulta una contrapposizione ridicola. Ma vediamo che quegli stessi esponenti, come appunto il sindaco di Bergamo Gori, il sindaco di Milano Sala, Zingaretti, hanno proprio anche nel corso dell'emergenza, con dichiarazioni e comunque prese di posizione, hanno manifestato quello stesso allineamento agli interessi di Confindustria, perché a emergenza già dichiarata sia Sala che Gori lanciavano campagne per dire alla gente di continuare come se niente fosse, Milano non si ferma, Bergamo non si deve fermare. Oltretutto Sala è andato avanti su questa linea nel corso dell'emergenza, si è unito al coro di coloro che hanno lodato la grande opera dell'ospedale in fiera, che poi si è rivelata una farsa. Ha preso parola anche sulla questione, sulla proposta timida del contributo di solidarietà sui più ricchi proposto diciamo come bandierina dal PD, stroncandolo subito e tra l'altro appunto prendendo parola anche al di là delle sue funzioni istituzionali, perché di fatto lui come sindaco di Milano si capisce perché doveva prendere posizione su questa cosa, e ci ha tenuto subito invece a twittare contrariato, evidentemente sentendosi effettivamente rappresentante di quella precisa classe sociale, fino poi a cogliere subito la palla al balzo quando si è parlato di riapertura con la fase 2, dicendo che Milano doveva essere area test in piena ancora emergenza da contagio. Quindi questa è la situazione, considerando anche non soltanto il livello regionale, ma la classe politica nel complesso, che ha seguito, come vediamo, la stessa strada, e quindi ha delle precise responsabilità politiche. Quindi, per quanto riguarda comunque il commissariamento, noi crediamo che sia una questione che riguarda ovviamente della Lombardia, ma è, credo che sia emerso dall'intervento di Marco, perché il modello in cui questo sistema malato della Lombardia è fiorito è quello di una appunto di una regionalizzazione che adesso si vuole ancora di più amplificare con questo progetto dell'autonomia differenziata, che ancora una volta vediamo è il frutto di una convergenza tra PD e Lega, e su questo sono assolutamente d'accordo. E quella stessa autonomia differenziata andrebbe anche a, come dire, a
alle regioni del nord Italia andrebbe a favorire e ad amplificare ancora di più quei percorsi di privatizzazione che abbiamo visto ancora ad oggi, e quindi voglio dire, non è che andrebbe a favorire le classi più sociali più deboli anche nel nord Italia, andrebbe semplicemente ad amplificare la dinamica nord, le diseguaglianze tra nord e sud e le diseguaglianze centro-periferia tra le aree della Lombardia. Sul commissariamento, tra l'altro, chiudo dicendo che c'è stato anche è stato presentato un esposto da Potere al Popolo tramite sottoscritto dai nostri portavoce nazionali per chiedere che si accertino le responsabilità in merito alla gestione in Lombardia, e non solo le responsabilità della regione Lombardia, ma anche le responsabilità di Confindustria, anche le responsabilità delle associazioni delle cliniche private, che appunto, questo a dimostrazione del fatto che qui c'è una commissione di interessi che va finalmente, che deve essere portata alla luce e deve deve essere responsabilizzata, quindi per questo motivo abbiamo presentato l'esposto e ribadisco che domenica faremo questa diretta alle 5:30 per partire con questa campagna sul commissariamento. E io chiudo qua, vi ringrazio. Ringraziamo noi te come tutti quanti. Abbiamo sforato l'ora e mezza, l'ora e 40 di interventi, e il tetto delle 7:30 è già passato, quindi io chiudo molto in rapidità, innanzitutto appunto ribadendo il ringraziamento a tutti i relatori, incluso Marco Bersani di Attacchi Italia, che adesso ci ha dovuto lasciare, che non lo vedete più in sovraimpressione. Ma i temi sono stati tanti, l'iniziativa è stata lunga perché le questioni in ballo sono enormi, perché la fase 2 apre di fronte a noi, squaderna di fronte a noi un mare di problemi e un mare di opportunità in cui infilarsi affinché il futuro non sia più come prima, affinché la normalità che era il problema non torni a imperare sulle nostre vite, con le conseguenze tragiche a cui abbiamo assistito e che, a partire da coloro che hanno perso la vita anche in queste settimane e alle loro famiglie e ai loro cari. I temi sono appunto stati tanti, sono i temi che Potere al Popolo ha sempre portato avanti, sono i temi che abbiamo portato avanti come Potere al Popolo in Emilia-Romagna, anche nella recentissima campagna elettorale. Sentiamo di dire che purtroppo quelle urgenze vengono ribadite, lo ha detto qualcuno nei commenti alla diretta Facebook, che ho qua aperto di fianco sul cellulare, il tema delle privatizzazioni, del lavoro che non va lasciato indietro, il tema appunto dell'autonomia differenziata che si porta tutto questo appresso con sé, il tema delle risorse ambientali utilizzate in maniera inappropriata. Qualcuno faceva notare nei commenti che appunto oggi una delle uniche cose che ha saputo ribadire Bonaccini è la necessità di dover riaprire i cantieri e quindi nuovo cemento, eccetera, eccetera, quando sappiamo che parte delle cause che hanno portato all'esplodere dell'epidemia a livello mondiale è anche da ricondurre a un inadeguato modello di sviluppo e a un inadeguato e insostenibile modello di sviluppo anche dell'uomo sulla natura, oltre che dell'uomo sull'uomo. Non vado oltre, mi chiudo appunto qui. Quello che possiamo dire è che appunto domani Potere al Popolo non è stato zitto, non sarà zitto nelle prossime settimane, non staranno zitti anche le realtà che oggi hanno partecipato con noi alla costruzione di questo momento importante di confronto per riannodare un po' i fili. Domani sarà una giornata di flash mob online, ne abbiamo fatte diverse in questi mesi, non abbiamo mai smesso di praticare la solidarietà attiva dal basso nei territori, nonostante la condizione di quarantena, qui a Bologna, in Emilia-Romagna, nelle varie città dell'Emilia-Romagna, in tutta Italia assolutamente.
Ci aspettano di fronte il 25 aprile e il 1 maggio, giornate per le quali presto daremo indicazioni operative anche ai compagni e a tutti coloro che vorranno seguire con noi queste, che non devono essere solo delle ricorrenze, ma dei momenti importanti per riaffermare la necessità di riprendere la lotta. Non ci faremo trovare inadeguati alla fase che si sta aprendo di fronte a noi. È una promessa, ci hanno sfidati, abbiamo colto la sfida, qualcuno ne ha pagato il prezzo più caro di qualcun altro, sapremo coglierla e sapremo andare avanti insieme. Grazie di nuovo a tutti, e a presto e buona serata. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao a tutti.